Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. Buonasera. Oggi parliamo di civiltà. Mi ha impressionato. Buonasera, ciao Diego, buonasera ciao, Massimo, buonasera. Fabio e Roberto, ciao, ben ritrovati. Ciao. Allora, mi ha impressionato molto il titolo di un editoriale di Elsa Fornero. Me lo fai vedere per favore, Giulia, documento 1. Relativo, è pubblicato sulla stampa qualche giorno fa, la quale professoressa Fornero sosteneva non possiamo fare a meno dei migranti, lo impongono deficit, mercato e civiltà. Ora, al di là del fatto del deficit, lo impongono il deficit, il mercato, magari ci entreremo, mi ha impressionato il fatto che i migranti siano comunque un fattore imprescindibile dalla civiltà. Allora, qui bisogna che un attimino noi ci capiamo. Mi fai vedere il documento in sequenza il 2 e il 3 per cortesia, perché ho estrapolato un paio di frasi e mi piacerebbe subito partire un po' da queste, perché mi hanno effettivamente abbastanza colpito. Cioè, evidentemente qui non tutti abbiamo lo stesso concetto di civiltà, quindi sostanzialmente la professoressa Fornero in questa frase estrapolata dall'articolo sostiene che ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno? Cosa vuol dire ne abbiamo bisogno? Cioè, qual è la società che ha bisogno dei migranti? Anche, voglio dire, c'erano anche società e civiltà che avevano bisogno degli schiavi o dei servi della gleba. Quindi bisogna che noi ci capiamo, e secondo me questa è una cosa che va approfondita, non solo dal punto di vista economico, ma anche etico. Anche l'altro documento, cortesemente, Giulia, perché chiude un attimino il discorso. Naturalmente l'accoglienza vuol dire non sfruttarli, qui il dato di fatto non ci sta dicendo esattamente questo, mi sembra di poter dire, e i fatti recenti della settimana scorsa, ahimè, ce lo confermano, e il futuro sarà un futuro sostanzialmente di migranti necessari per coprire il divario tra domanda e offerta di lavoro in svariati settori. A che io mi chiedo di quale domanda stiamo parlando, quali siano le condizioni delle domande e quali siano le condizioni delle offerte anche di lavoro. Questo è un tema molto vasto. Allora, non perdo ulteriormente tempo, ma secondo me veramente qui qualche idea valida, secondo me noi la dobbiamo tirar fuori, perché da troppo tempo sento dire queste cose, cioè ne abbiamo bisogno, se no chi ci raccoglie i pomodori. Queste cose qui secondo me bisogna anche un po' smettere di raccontarle. Allora, io partirei da Massimo. Massimo, che tra l'altro, apro parentesi, è il presidente di MMT Lombardia, Massimo Russo, e quindi insomma è sempre più che benvenuto nei nostri dibattiti. Prego Massimo, cosa ne pensi? Ma allora, queste frasi della Fornero lasciano abbastanza sconcertati. Cioè, l'idea che noi si abbia bisogno di manodopera non specializzata, perché sostanzialmente quella che stiamo importando è manodopera non specializzata, in un momento in cui la robotica, visto che io poi tra l'altro lavoro in quel settore, ti permetterà a breve con 40.000, 50.000 euro di avere un robot che fa lavori anche da magazziniere, per esempio. Okay? È chiaro che con la manutenzione che potrà avere, con i consumi di elettricità che potrà avere, sarà un cespite assai più appetibile per un imprenditore rispetto a un qualsiasi lavoratore, immigrato o meno, questo non ha importanza, a meno che non si decida che i lavoratori, a dispetto della nostra Costituzione, debbano essere delle sorta di schiavi. Okay? Perché è chiaro che se tu proponi un lavoro a 2 euro l'ora, e questo te lo può fare solo un immigrato che è disposto a tutto, sto parlando di immigrati onesti, che vogliono in qualche maniera comunque integrarsi nel tessuto lavorativo, perché loro sono disposti a farlo, perché poi si buttano in 10 in una stanza e quel poco che riescono a risparmiare lo mandano alle loro famiglie giusto per sfamarle, per farle sopravvivere. È chiaro che siamo di fronte a un modello di società che potrà piacere alla Fornero, okay? Ma sicuramente non piace a me, okay? Penso non piace a nessuno di noi. E che è esattamente il contrario di quello che sarebbe il nostro dettato costituzionale, dove sia l'articolo 1 che l'articolo 3
nel secondo comma vengono molto ben delineate quelle che sono, quelli che sono i perimetri della società che i nostri padri costituenti avevano in mente, non quello certo di persone sfruttate, ma di lavoratori con una loro dignità. E a questo punto, Sì, ma vai, dimmi. vai, finisci pure. No, no, perché io volevo farvi vedere, prima di dare la parola a Diego, volevo farvi vedere come un certo concetto di civiltà non è che piaccia solo alla Fornero. Giulio, scusa, mi fai vedere quel video preso da TikTok? Mi sembra abbastanza significativo. Ascoltatelo un attimo perché è molto interessante, veramente, come esempio di quello che si intende per civiltà, no? Per alcuni, voglio dire, a me è una civiltà che non piace, però lascio a voi. Se Giulio riesce a farmi partire quel video del. A Copenaghen, quando ci sono delle belle giornate, le persone si mettono qua a prendere il sole e a bere qualcosa. Nel frattempo, quando tu hai finito di bere, che sei una bottiglia d'acqua o una lattina, passano ogni tanto i senza tetto che vengono a ritirare le bottiglie e le lattine, le mettono in un sacchetto e vanno al supermercato perché ci sono le macchinette che gli danno i soldi. Quindi in questa maniera la città è super pulita e i senza tetto non devono andare a chiedere l'elemosina, ma praticamente hanno un lavoro ritirando queste bottigliette e guadagnando qualcosa quando le vanno a mettere al supermercato. Questa è la civiltà. Ancora quello che dicevo, cioè questa non è civiltà, questa è una forma nuova di schiavitù che fa a pezzi la dignità della persona. Okay? Cioè quel ragazzo che ha Non fatto, volevo un ragazzo credere. concentrato solo sul suo ombelico, okay? Perché vedere espressioni di civiltà nella emarginazione di altre persone, di propri simili, è veramente assurdo. Quindi l'equivoco è questo. Diego, cosa ne pensi? Allora, di quest'ultima cosa penso che evidentemente i nostri giovani, io cerco di tirarmene fuori, ho 35 anni, però più di tanto non posso tirarmene fuori, non hanno ben chiaro cosa sia una civiltà, un mondo civilizzato, una dignità a livello lavorativo. Se lui dice che una persona senza tetto ha un lavoro perché raccoglie delle lattine, delle bottigliette, prende qualche spicciolo da un supermercato, vuol dire che non ha ben chiaro o cosa sia la dignità o cosa sia il lavoro, o entrambe le cose. Quindi magari bisognerebbe cercare di capire, forse anche a livello dell'istruzione, di insegnare cos'è un lavoro, cosa insegna la nostra Costituzione, cosa avevano in mente i nostri padri costituenti quando si parla di lavoro, di dignità della persona e di retribuzione. Cosa deve essere retribuzione? Retribuzione non possono essere quattro spiccioli dietro una bottiglietta di plastica. Ok? Quindi forse secondo me c'è una grossa carenza a livello di educazione civica a questo punto. Quindi No, forse ma infatti. i nostri insegnanti, scusami, Cato, dovrebbero magari, anziché insegnare l'agenda 2030 di Davos e dell'ONU, magari insegnare che cos'è una giusta retribuzione prevista dalla nostra carta costituzionale. Cioè, scusate se faccio questa provocazione, però mi pare che ci siano argomenti, trattati che sono assolutamente politicizzati di parte, e argomenti che non vengono trattati nel programma, che invece sono la base per riuscire ad avere dei cittadini consapevoli di cosa significa essere cittadini nel 2024. Poi, ritornando invece al concetto di prima, quindi della migrazione. Io vado controcorrente, quindi mi prenderò gli schiaffi da 99% degli italiani, però secondo me la Fornero ha detto una cosa giusta a livello, diciamo, di proiezione geopolitica di uno che come me studia la geopolitica, gli piace molto la geopolitica da sempre, però lei ovviamente non aveva quell'intenzione, cioè adesso io non posso fare un giudizio alle intenzioni, però conoscendo il soggetto presumo che lei non avesse come obiettivo la pace e il benessere dei popoli e che i popoli dovrebbero essere fratelli tra di loro a livello geopolitico, anziché in contrasto tra di loro. Quindi, dal mio punto di vista, la mia idea è forse nel 2024 sarebbe arrivato il momento di far sì che questi poveri disgraziati che sono arrivati da noi con l'inganno, con la propaganda dell'Unione Europea che gli dice venite da noi che troverete lavoro, soltanto perché questo che è successo, sbaglio. Di prendere queste povere persone che sono qua da noi, che sono spesso giovani in età universitaria, perché quella è l'età, sono ragazzi giovani, e
diciamo in età militare, però comunque l'età è quella universitaria, perché più che militare, è brutto dire in età militare, non mi piace come termine. Si potrebbero tranquillamente, con uno stato normale, creare delle università, dei college per queste persone, per questi ragazzi e ragazze, formarli. Cioè, uno stato che ha un po' di criterio, un governo che ha dei politici statisti, farebbe così. Creerebbe delle persone di valore a livello di istruzione, li istruirebbe questi ragazzi, poi li manderebbe nei loro paesi con degli incentivi per creare una classe dirigente indipendente nei loro paesi. Ok, così tu, senza chiedere niente in cambio, semplicemente con l'augurio di avere dei buoni rapporti con la nuova classe dirigente di quei paesi, per costruire un rapporto di amicizia con quei paesi. È una cosa che viene fatta con una spesa irrisoria dello Stato, e si potrebbe tranquillamente fare così per affrontare la cosa oggi come oggi, con le persone che sono già arrivate. In embrione era quello che faceva. Ma il problema, ma voglio dire, qua ognuno ha la sua idea. Il problema è che secondo me qui la finalità non è tanto quella di aiutare, poi anche vedremo nel tema, tema degli aiuti. L'idea qua è quella dello schiavismo. Dire quello, no? Qui, esatto, cioè quello che sembra così emergere da tutti questi discorsi, ma voglio dire, se ne leggono e se ne vedono, è quasi una sorta di apocalisse annunciata della quale dobbiamo essere tutti d'accordo, no? È fantastico, arriveranno questi immigrati, ne abbiamo assolutamente bisogno, saranno tutti sottopagati, meraviglioso, così teniamo anche le paghe degli italiani belli bassi, non importa se abbiamo un 20% di disoccupazione giovanile, perché credo che il numero più o meno sia questo, tanto poi arrivano quelli dall'Africa, e comunque in ogni caso abbiamo sempre quelli che sono poi laureati italiani, niente se li portiamo, li mandiamo da un'altra parte perché non gli diamo stipendi adeguati, cioè è una disfatta totale, dove la civiltà non c'è niente, è un semmai un'inciviltà, perché l'Italia non era questa roba qua, e io sono abbastanza vecchia per ricordarmelo, l'Italia non era questa roba qua. No. Allora, si può aiutare chiunque, gli stati si devono anche aiutare da soli, ma ci deve essere anche una volontà, e torniamo sempre al punto, politica. Mi sembra che qui invece ci sia una sponsorizzazione dell'inevitabilità della decadenza del nostro mondo, e questa sarebbe quello, la civiltà. Quello è il classico giardino della propaganda di una parte, cioè ognuno cerca di tirare alto. Vabbè, ma bisogna anche smontare. Ognuno va del suo copione. Esatto. Se posso dare anche un contributo personale, io abito a Padova, no? Una città notoriamente, si sa che a Padova c'è molta immigrazione, molte persone che sono lì a non fare niente. E ogni volta che passo in certe vie, penso a Via Trieste a Padova, vicino alla stazione, vedo un sacco di gente che è in forza, ragazzi, giovani, muscolosi, che sono lì a non fare niente, completamente abbandonati. Cioè, ma io dico, anche se tu, diciamo, vuoi farli entrare, perché dici che sono una risorsa, poi non puoi lasciare queste persone abbandonate a loro stesse, magari a dormire per strada, in condizioni veramente disumane, anche d'inverno con meno 10 gradi. Cioè, non so se mi spiego. Siamo, rasentiamo il reato. No, ma è tutto... Una di queste persone con la promessa di fargli trovare un lavoro, questi arrivano, non trovano lavoro, dormono per strada d'inverno e qualcuno di loro magari va in cancrena, un arto, o muore. Secondo voi di chi è la colpa a livello penale? Intanto del sindaco. Poi anche sì, ma tanto non, cioè, hai una responsabilità morale. La finalità gigantesca. Sì. Gigantesca. Ma la finalità, Diego, è quella di tirare in basso, non so come dire, di far sprofondare, no, l'etica, la morale, il buon senso, la convivenza civile. Volevo sentire esattamente Roberto. Un attimo, Roberto, aspetta, volevo fare. No, perché voi bisogna sempre avere in mente l'idea di quello che ha detto Mario Monti, le crisi, quindi anche quelle della società, e le gravi crisi sono funzionali per fare passi avanti all'Unione Europea, quindi sono propedeutiche alle cessioni di sovranità.
le crisi, le gravi crisi, comprese quelle della società. Quindi può arrivare un'immigrazione, creare un disagio a livello sociale e funzionale a far fare passi avanti all'integrazione europea. E mi taccio. Infatti si vede. Roberto, che cosa ne pensi? Grazie. Sì, io rapidamente, quello che ha detto Massimo, ovviamente importante, perché il discorso che fanno è un po' schizofrenico, no? Ci dicono non avrete più lavoro perché arriva la robotica e l'intelligenza artificiale, e poi dicono dobbiamo far entrare persone per fare cosa a questo punto, con la disoccupazione che è già alta, per creare disagio, come diceva Katia, per creare disagio. Creare disagio a chissà in Italia, ma anche a questi poveretti che arrivano, insomma, che sono forze vive sottratte al loro paese. Quello che diceva Diego anche è giusto, perché non formarli in un'ottica di quindi sì, è tutto abbastanza paradossale, ecco, è tutto abbastanza paradossale. E, tra l'altro, la Meloni, appunto, ho diviso questo video questo pomeriggio con Fabio, citava 5 anni fa, credo, sulla 7, in un'intervista, il fatto che questi fenomeni migratori siano soprattutto dovuti a fattori economici. Parlava del franco CFA e del ruolo della Francia. Ha ragione. Faceva vedere la foto di un bambino del Burkina Faso nelle miniere d'oro. E io ricordo la storia del Thomas Sankara, che è stato presidente del Burkina Faso per 4 anni, dall'83 all'87, il quale Thomas Sankara diceva: noi vogliamo essere aiutati, sì, ma essere aiutati a non essere aiutati, e parlava di sviluppo endogeno. Poi purtroppo è stato assassinato nell'87, ma l'esperimento che lui ha fatto aveva funzionato, tant'è che i burkinabè non andavano più a lavorare nelle piantagioni di cacao nella vicina Guinea, il che aveva provocato un rialzo del prezzo del cacao, perché potevano lavorare a casa loro. Aveva alfabetizzato il paese, quindi insomma anche gli africani non è che siano bene a dover partire, cioè noi italiani siamo partiti in massa, a Napoli c'era l'ufficio dell'emigrazione, quindi sono fenomeni antichi, tutti dovuti a povertà, tutti dovuti a un utilizzo non corretto della moneta. Insomma, torniamo sempre lì. E il modello proposto, se io condivido con Kati, è un modello di degrado forte, anche perché poi queste persone entrano in conflitto con le fasce più deboli della popolazione. È una guerra tra poveri, insomma. È una guerra tra poveri, penso che... No, ma poi Roberto, scusami se ti interrompo, poi magari eventualmente se vogliamo vedere anche questo stralcio, no, di un discorso che ci hai girato, quindi magari lo facciamo vedere un po' a tutti. Ma il discorso è questo: noi siamo stati migranti, anche noi abbiamo portato il nostro bagaglio nel bene e nel male, perché questo non si può assolutamente negare, certo. Ma a nessuno dei migranti veniva però alla fine negata una possibilità di miglioramento, no? Cioè era un po' nelle prospettive in qualche maniera, cioè vado perché posso pensare di. Questa gente arriva invece allo sbaraglio e si trova di fronte a delle realtà in linea di massima di totale, secondo me, anche peggioramento delle sue condizioni. Io ne sono assolutamente convinta. Tant'è vero che ci sono stati anche dei richiami dei leader africani: ragazzi, non andate, non scappate, restate qui per arricchire il vostro di paese. Quindi qui c'è tutto un insieme. Ma ripeto, è la corsa al degrado generale che colpisce, no, di questo tipo di politiche qua. Che è una cosa diversa dai tempi, sì, quando i nostri nonni bisogna... Beh, diversa. Sì, diciamo, all'epoca c'era comunque più lavoro per le classi medio-basse, diciamo, globalmente nel mondo.
non dimentichiamoci che c'era ancora la Russia comunista. Il degrado arriva con la fine del comunismo, perché a un certo punto dobbiamo dire anche le parole. Il comunismo è stato un baluardo per la civiltà a livello mondiale finché ha resistito. Da quando è crollato, i neoliberisti, insomma, hanno accelerato questo processo di schiacciamento verso il basso. E questo è innegabile. Ora, speriamo che ci sia un ritorno, ecco, di questo di comunismo, non lo so. Il comunismo poi vuol dire semplicemente proprietà comune dei mezzi di produzione, quindi non è una parolaccia, tanto per intenderci. No, diciamo che a molte, sì, diciamo che poi storicamente qui si aprirebbero, no, e però io credo discorsi da questo punto. Credo che andrebbe affrontato anche questo discorso qui in maniera non ideologica. È innegabile, osservando il mondo, che da quando non c'è più il comunismo a rappresentare un'alternativa, il degrado è stato fortissimo. Parliamo della fine degli anni 80, no? Dei primi anni 90. E c'è stata un'accelerazione del neoliberismo a tutti i livelli. E con lui sono arrivati tantissimi problemi. Quindi adesso il comunismo, diciamo, sì, la Costituzione italiana è socialista, tanto per cominciare, no? Su questo credo che almeno non ci siano dubbi. E in Francia il nuovo Fronte Popolare propone un'agenda decisamente di sinistra. Io spero, ecco, che non vincano necessariamente le destre, che si dicono sovraniste, ma poi nei fatti non mi pare che siano così sovraniste, no? Anche il discorso della Meloni 5 anni fa era bellissimo. Diciamo... Sì, sì. Beh, vabbè, ma allora se vogliamo parlare dei discorsi anche delle sinistre, cioè secondo me qua entriamo in un... cioè, no, di discorsi però, ne abbiamo sentiti molti, ma onestamente... Il problema è che qua uno applica... delle politiche, ecco, volevo sentire anche Fabio poi cosa ne pensava. Vai, vai Roberto, finisci che poi sento anche no, Fabio. No, volevo solo dire che purtroppo dal crollo dell'Unione Sovietica la sinistra ha fatto politiche di destra, cioè ha fatto politiche neoliberiste, lasciando il campo spianato alla destra, e speriamo che non sia quella più vera, perché la destra farà la destra. Ecco, io non mi aspetterei dalla destra che faccia politiche popolari. Quindi la sinistra ha fatto auto da fè, si è condannata facendo politiche di libero mercato, eccetera, eccetera. Ha tradito, ma già negli anni 70 avviene il tradimento, no, con, mi pare chi era, Berlinguer a un certo punto accetta l'idea dell'austerità, eravamo ancora negli anni 70. E lì nasce un primo tradimento. La sinistra che è venuta dopo, io non so neanche con quale faccia si chiami sinistra, cioè sì, che nel senso che è sinistra, ecco, nel senso letterale della parola. Quindi io bisognerebbe ricentrare il dibattito su queste cose che io credo siano fondamentali. Sì, anch'io penso che siano fondamentali, sono d'accordo con te, lo apriremo, perché diciamo che io ritengo che anche la destra abbia in realtà una matrice sociale importante, secondo me potremo parlarne. Gli argomenti sono significativi, adesso abbiamo qui di fronte anche, no, alcune frasi sono state appunto citate di Sankara, e quindi insomma, no, dove c'è una volontà di autodeterminazione dei popoli, siamo sempre lì, però è chiaro che la classe politica fa la differenza. Io volevo sentire Fabio che cosa ne pensava rispetto a questi temi. Allora, buonasera di nuovo a tutti, mi sentite? Sì. Niente, il tema migranti accoppiato alla parola civiltà è talmente vasto
e ho apprezzato molto l'intervento di tutti gli altri, è talmente vasto che richiederebbe molto tempo, quindi cercherò di essere breve, anche perché gli argomenti da toccare sarebbero tanti, sarebbero tanti. Ora, è talmente vasto e anche contrastante, no? Migranti con la parola civiltà è totalmente contrastante, come ha detto anche Katia, e cercherò di spiegare anche perché. Insomma, l'uomo da quando nasce il mondo, fin dall'età primitiva, si muove per una sola ragione, si muove per mangiare, che è il bisogno primario che gli uomini hanno da quando è nato il mondo, ed è lo stesso bisogno primario che abbiamo oggi, perché se non mangiamo non arriviamo a fine della giornata. Allora, quindi costringere delle persone a lasciare le proprie radici per mangiare, direi che è un qualcosa di totalmente incivile, ecco, non ha niente di civile. Detto questo, dobbiamo capire perché da qualche anno a questa parte, da diversi anni a questa parte, assistiamo a questi fenomeni migratori che in passato non c'erano, e a tutti i problemi poi connessi, no? Con tutte queste persone che attraversano il mare in situazioni precarie e molti muoiono anche. Il motivo è molto semplice, il motivo è sempre ricondotto alla volontà politica di un certo tipo di mondo, no? Di un certo tipo di mondo occidentale che ha perso questi punti di riferimento, che, come diceva Roberto, è andato verso queste idee globaliste, neoliberal, dove si pensa solo a una piccola parte del mondo, a una piccola elite, e tutto il resto servono per arrivare agli obiettivi di interesse. Quindi, come dice la Fornero, per far fronte al deficit, per far fronte al debito, per far fronte a tutto questo, per far fronte soprattutto ad una deliberata carenza di moneta, che sappiamo la fanno mancare la moneta, sappiamo benissimo che il mondo si manda avanti o con la moneta o con gli schiavi. Quindi questa carenza di moneta ha fatto sì che la deflazione salariale, che poi la deflazione salariale infinita è la schiavitù, perché se abbassi il salario all'infinito arrivi a lavorare per niente o anche quasi niente, perché anche lavorare in condizioni precarie per riuscire a sfamarsi un po' è schiavitù. Quindi c'è questa necessità per questo sistema che hanno programmato, che l'elite ha programmato, c'è la necessità di questi schiavi, per fare altri schiavi, perché l'accettare un salario sempre più basso da parte di persone costringe anche il popolo italiano, in questo caso, ad accettare sempre salari più bassi. Quindi questo è un motivo. Oltretutto, l'altro motivo, cioè, magari, ne parlo subito dopo dell'altro motivo, per chiudere qui, oltretutto questa cosa qua si vede anche al di là della narrativa di quando i nostri politici sono all'opposizione, il cambiamento che fanno quando sono al governo. Infatti Roberto parlava prima della Meloni, che quando era all'opposizione diceva cose giuste. Oggi la Meloni al governo, basta andare a vedere il DEF programmatico dei prossimi anni, cioè il suo governo prevede un 33% di aumento dei migranti. Noi ci ricordiamo Salvini che faceva le battaglie contro i migranti, non voleva i migranti, e il DEF di questo governo prevede, ripeto, il 33% di aumento del flusso dei migranti, proprio per venire a lavorare in Italia, proprio perché si presume che con questo 33% di aumento si arriverà ad abbattere di 30 punti percentuali il rapporto debito-PIL. È una follia questa cosa, no? Un rapporto debito-PIL che sappiamo benissimo non è indicativo di benessere delle nostre economie, e noi per conseguire questa follia andiamo a sponsorizzare anche economicamente, perché le ONG vengono pagate poi sappiamo da chi, da tutte queste organizzazioni ONLUS che ci sono nel mondo, finanziate dagli oligarchi, e quindi andiamo a fare questa follia. L'altro motivo a livello globale, sempre di pensiero globalista, grande reset, come lo vogliamo chiamare, all'interno di creare
di creare un mondo unico, una nazione unica, un uomo internazionale, si vuole veramente tornare a questo piano che tutti dicevano era complottista, ma insomma la realtà è quella, piano Calergi, dove si vuole fare appunto l'uomo internazionale, si vuole mescolare le razze per arrivare ad avere non più ognuno le proprie radici, ma un uomo internazionale, con un DNA internazionale che, tra virgolette, è controllato meglio, no, dall'elite, un uomo internazionale. Quindi anche questo, cioè, quindi ormai insomma, risulta chiaro questa cosa, questa mescolanza di razze serve a questa cosa qua, a perdere le proprie radici e ad avere un uomo internazionale unico. Ecco, questo è un po'... Io... Ok, Fabio, sì, scusami se ti interrompo, ma volevo provare a fare un ulteriore giro di 2 minuti, insomma, se riusciamo a testa a prestare nei tempi che ci siamo prestabiliti. Io faccio solo un'osservazione. Se guadagno poco, compro poco, no? Cioè, se, restando proprio alla mera equivalenza, no? Sono un lavoratore, ma sono anche un compratore, no? Sono un consumatore. Se guadagno poco, compro molto poco. Se guadagno poco, il mio grado di livello di soddisfazione dei beni primari si abbassa sempre di più. Mi chiedo veramente chi possa avere vantaggio a creare una situazione di lavoratori poveracci, no? Qual è il senso, qual è lo scopo di tutto questo? Ma davvero c'è una finanza globale che pensa di poter sopravvivere a uno sfacelo di questo genere? Ecco, questa è la domanda che mi faccio. Massimo, tu cosa ne... Non ti ho sentito, Massimo, tu, poi ti ho persa. Cosa ne pensi? Allora, adesso arrivo a dirti cosa penso di quello che hai appena chiesto. Io volevo solo ritornare un attimo sulla frase della Fornero, perché dà proprio il senso di quello che le elite pensano dei popoli, ok? Perché lei dice noi abbiamo bisogno, no? Come se l'immigrato fosse una merce, fosse una cosa, quindi abbiamo bisogno di quella cosa per i nostri interessi. Una mentalità anche colonialista che va esattamente al contrario di quello che diceva Diego prima, no? Che poi è quello che facevamo un po' negli anni 60. Negli anni 60 c'erano questi programmi in cui c'erano degli scambi culturali, in cui ragazzi e ragazze, soprattutto dall'Africa, dal Nord Africa, arrivavano qua nelle università, nelle scuole militari, eccetera, facevano i loro percorsi e tornavano nel loro paese, ed era anche uno dei motivi per cui noi avevamo gran buoni rapporti all'epoca con tutto il Nord Africa, ok? Abbiamo perso questa peculiarità che avevamo e si vede. Altro che piano Mattei della Meloni. Bravo Massimo. Riguardo a quello che hai appena chiesto, allora è chiaro che, e si vede, no? Loro vogliono distruggere la piccola e la media impresa italiana, che non avrebbe assolutamente convenienza ad avere lavoratori italiani che hanno uno stipendio appena sufficiente a pagare le bollette e a mettere un piatto in tavola. Però quelle che avrebbero da guadagnarci molto sono le multinazionali. Le multinazionali che poi, essendo globaliste, intendono sfruttare le risorse dove possono per esportare. A loro non interessa quello che consumiamo noi, per loro il mondo è grande, fanno girare sia soldi che merci come vogliono loro. Poi nel momento in cui arriveremo a saturazione, nel senso che cercheranno di sfruttare tutti, si inventeranno qualcos'altro, ma loro finché possono guadagnare, guadagnano, non gliene frega niente del benessere delle persone. Infatti tutti quelli che si fanno abbindolare dalle frasi fatte tipo se la torta aumenta, quindi aumenta il benessere di tutti, non è vero, perché stiamo vedendo sempre più una concentrazione di ricchezza in mano di pochi, pur in presenza di una torta che sta aumentando comunque, sia a livello di economia reale, parlo globalmente, che a livello di finanza. Come mai stiamo sempre peggio noi del popolo? Evidentemente perché c'è qualcuno che ha una strategia che è esattamente il contrario di quello che portano avanti anche con le fregnacce dell'Agenda 2030, perché sono solo fregnacce, perché
quando parlano di voler eradicare la povertà dal mondo, proprio è una barzelletta, perché stanno facendo esattamente il contrario, cioè lo vediamo tutti i giorni. Per cui la risposta è che o ci riprendiamo in mano, come si diceva anche l'altra volta, la politica, tutti come popolo, oppure siamo destinati a un brutto futuro. Concludo. Diego, che cosa ne pensi? No, io vorrei usare i minuti. Grazie, Massimo. Ho pronto l'immagine che gli ho mandato, se fosse possibile, se no la faccio vedere io col cellulare. Questa. Non so se vi ricordate chi era, questo qui è l'ultimo Papa della Chiesa Cattolica, che durante il suo pontificato ha detto: prima ancora del diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare. E ho detto tutto, cioè non posso aggiungere nient'altro a quello che ha detto l'ultimo sommo pontefice della Chiesa Cattolica. Sì, giustissimo, Diego, giustissimo, non potevi fare citazione migliore, sicuramente. Roberto? Io non conoscevo questa citazione, ma è esattamente quello che hai mostrato prima di Sankara, in cui chiedeva appunto il diritto al non sfruttamento e alla gestione anche in funzione della loro cultura, perché non tutti i paesi devono essere la Germania o il Giappone o gli Stati Uniti. Si può stare bene e si può mangiare, avere un tetto sulla testa e accesso alla sanità, e non c'è bisogno che ci sia una società dei consumi come gli Stati Uniti, o chiaro, non c'è bisogno di cambiare il cellulare ogni 6 mesi e si può vivere molto bene lo stesso. Quindi questo discorso che della Fornero è contrario anche all'obiettivo che dichiarano loro di voler essere ecologici o non so che cosa. È contrario a tutto, insomma, poter non emigrare vuol dire anche produrre e consumare quello che produci sul posto e non comprare un limone al supermercato che arriva dal Perù o dal Sudafrica, perché questo è quello che vediamo nella realtà. Quindi, bellissima frase di Ratzinger, grazie Diego. Sì, è nella linea di pensiero che farebbe piacere innanzitutto agli africani e a noi, ma a tutti i popoli, insomma, di poter vivere a casa loro del proprio lavoro. Ecco, questo è fattibile? Sì, è fattibile. Io chiuderei su questo per ora. Però Fabio, scusami, ma tu se potessi comandare per 24 ore il mondo, 24 ore di più, dai, 24 mesi, qual è la soluzione? Dai, cerchiamo di essere anche un po' propositivi, dai che mi interessa. Fabio che trova la soluzione per tutti. Poter essere premier, basterebbe essere premier per l'Italia per 24 mesi, insomma le soluzioni sono molto semplici, le soluzioni. Tutto gira intorno alla moneta, perché, come ho detto prima, o il mondo può andare avanti o con la moneta o con gli schiavi. Quindi, in proporzione alla moneta che te vuoi mettere nel mondo, si riduce la schiavitù, perché la disoccupazione involontaria, e poi se volete si spiega, però non credo sia il momento ora, però prendetelo con il beneficio. La disoccupazione involontaria è sempre frutto, questo ce lo dice Warren Mosler, è sempre frutto di un deficit troppo basso dello Stato. Quindi se lo Stato non spende a sufficienza, crea disoccupazione. E quindi questa è fare tutto il deficit, che poi sappiamo essere numeri creati dal nulla e non debito, e per mettere la gente a lavorare e soprattutto metterla a lavorare nel loro paese in condizioni buone, idonee a poter mantenere la famiglia, a poter mantenere i figli a scuola, farli crescere, e tutti nel loro paese. Poi con questo io non voglio dire che non si può emigrare e girare. Io la mia famiglia
è mezza greca e mezza italiana, quindi io sono il primo che viaggio e migro, quindi però l'uomo lo deve fare per sua scelta, non per imposizione. La frase, ringrazio Diego per quella frase che non conoscevo, che è un po' la stessa cosa che ho detto io all'inizio, cioè l'uomo non deve essere costretto a camminare e viaggiare per mangiare, l'uomo ha diritto di mangiare dove è nato, questo dalla terra dove è nato, non deve andare in altre terre per mangiare. Questo ha iniziato il mondo. Quindi, detto questo, la soluzione, Katia, così brevemente, perché abbiamo poco spazio, è questa: i nostri governi devono rispettare il principio fondamentale della nostra Costituzione, che è quella, siamo una Repubblica fondata sul lavoro, devono garantire un lavoro a tutti coloro che vogliono lavorare, un lavoro dignitoso, e questo è possibilissimo, ce lo dicano i nostri maestri della MMT, è una cosa a cui crediamo, è una cosa che scriviamo tutti i giorni, è possibilissimo, è solo una questione di creare dei numeri sufficienti per far sì che la gente abbia un lavoro e di conseguenza un salario e possa consumare la produzione che viene fatta, e non distruggere la domanda interna come ha fatto Mario Monti, perché se il mondo diventa una competizione dove noi dobbiamo vivere con i deficit degli altri paesi, la strada verso la schiavitù, perché la schiavitù è salario zero, il salario che scende, che va verso lo zero, va verso la schiavitù. Quindi niente, la soluzione è questa, Katia. E tornando alla tua domanda di prima, che hai fatto prima, ragazzi, la strada è pericolosa, perché nelle stanze segrete di Davos non si fa mistero di volere indirizzare il pianeta verso unioni di nazioni sempre più grandi, verso monete sempre più uniche e verso una creazione di un cittadino non più nazionale ma del mondo, miscelando le varie etnie. Qui ragazzi stiamo andando veramente contro a quella che è la natura dell'uomo, ed è pericolosa questa cosa, questa è veramente pericolosa. Fabio, io credo che tutto questo, questa volontà di grandi mescolamenti eccetera, sì, cioè sicuramente, perché la vediamo tutti i giorni, che poi verrà ad attuarsi, io ho sinceramente dei dubbi, perché ritengo che ci siano delle cose che vanno anche un po' oltre la volontà di quattro signori molto ricchi che si trovano a Davos. Il problema è solo questo, parola che inizia con la S. No, va bene, ma tanto non sappiamo neanche più che, insomma, non, anche lì fortunatamente siamo tutti immortali, diciamo, no? Il punto è probabilmente che dovremmo avere un po' anche la convinzione che uno Stato può e deve fare lo Stato, cioè secondo me questo è quello che noi siamo andati per, è il concetto che abbiamo perso, no? Cioè lo Stato che però è sempre qualcosa che, insomma, alla fine portatore non di valori, di sprechi, ma anche basta. Cioè, secondo me è proprio dal punto anche di vista culturale che lo Stato deve riprendere, no, le redini un po' del discorso. Insomma, ma chi ha detto che un lavoro, magari, no, dato anche attraverso delle iniziative dello Stato, dei governi, sia necessariamente un assistenzialismo fine a se stesso? Ma di che cosa stiamo parlando, no? Tutto sommato sono movimenti che lo Stato fa a favore di una società, perché la società sia sempre più ricca. Non possiamo leggerla come se fossimo dei contabili aziendali, no? Tutto questo lo riduciamo sempre a una contabilità aziendale. No, ci sono finalità più alte e diverse delle quali si deve far portatore lo Stato, finalmente nella sua accezione più positiva. Non so, Massimo, sei d'accordo? Così almeno chiudiamo in bellezza, credo che più o meno siamo arrivati ai minuti. Sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, anche perché, visto che ha citato la MMT Fabio prima, la MMT proprio parla di piani di lavoro garantito, proprio per superare tutta quella mancanza di dignità che danno anche gli strumenti
che già esistono, gli ammortizzatori sociali tipo la cassa integrazione, piuttosto che la NASPI, piuttosto che il reddito di cittadinanza, che però sono tutti strumenti che sono una sorta di elemosina, anche per gli importi, per persone che poi vengono parcheggiate sul divano e quindi vengono emarginate, okay? Quindi non possono partecipare attivamente alla vita del paese, arricchendola anche, no? Portando quindi il loro contributo al progresso del paese. Con i piani di lavoro garantito invece potrebbero fare questo, e di cose da fare in Italia ne abbiamo tantissime, cioè che non si dica che mancherebbero le occasioni per impiegare delle persone che desiderano lavorare. Se tu lo facessi con, certo, uno stipendio dignitoso, tra l'altro risolveresti anche tutte le menate che adesso stanno mettendo in piedi del reddito minimo, eccetera, perché quello diventerebbe già un pavimento retributivo a cui dovrebbero comunque adeguarsi tutti gli imprenditori privati. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Poi se ci sarà tempo, svilupperemo. Infatti, dobbiamo affrontare questo tema, perché sono molto interessanti. Tema deficit. Fabio, le soluzioni. Certo. Okay. Certo, le soluzioni le dobbiamo provare a dare anche noi, perché sennò diventa sempre troppo facile criticare. Io credo che siamo arrivati alla fine di una puntata molto interessante. Secondo me è un argomento, cioè da qui potremo partire con altri 10 argomenti e sicuramente lo faremo nelle prossime puntate. Io ringrazio tutti, buona serata e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, a tutti. Ciao, a presto. Ciao. A presto, ciao.